Maledizione, maledizione, dove sono? Eccoli, eccoli! Oddio, maledetti, maledetti, vai, scocchiamo le nostre frecce! Coraggio, uno ucciso, uno ucciso! Oh, ci sono ancora quei cosi, quelle guardie dell'altra volta! Oddio, ok, ce l'abbiamo fatta a ucciderne uno! Guardate! Eccolo, uno lì, uno lì, uno lì! Boom! Non l'ho colpito, non l'ho colpito! Ok, un altro colpo! L'ho colpito, l'ho colpito! C'è un cane che ci... C'è un cane che vuole salire? Vuole salire? Allarme cane che vuole salire? Allarme cane che vuole salire? Comunque, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del Sbavo Tutto. Cristallo, fa qualcosa ragazzi, abbiamo portato il cristallo qua su. Eccolo, però non sta facendo niente. Oh, coraggio, coraggio, ne sono venuto sempre di più. Oh no. Wow! Wow! Ragazzi, guardate! È spuntato un cumulo di lava dal nulla? No, ragazzi! Ma cos'è? È spuntato dal nulla quel cumulo di lava? Un attimo! Il cristallo ci sta aiutando, ragazzi! Guardate, quel cumulo di lava prima non c'era! Ed è spawnato, comparso proprio sopra di loro! No, ragazzi, allora è vero, quell'arma è veramente potentissima! Guardate, ragazzi, ci sta aiutando! Oddio, non me l'aspettavo! Vai, ragazzi, coraggio, guardia, noi ce la faremo! Spammiamo un po' di frecce, oh yes! Vai, mamma mia, ragazzi, mamma mia! Ok, dobbiamo un po' però sparare ai nemici che si trovano là perché vogliono assediare il castello. Vogliono assediarlo, vogliono assediarlo. Perfetto. Oh, attenzione. Perfetto, ok. C'è uno dietro l'albero, si sta avvicinando. Fuoco. Colpito? No, ripeto, non colpito. Non lo so se è quello o che cos'è, però va bene. Oddio, oddio, oddio. C'era uno là. Fuoco. Non l'ho colpito, fuoco. Colpito, colpito, colpito! Fuoco! Attenzione, ragazzi! Attenzione, 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 attenzione! Dopo dobbiamo anche scendere e controllare un po' la zona. Fuoco! Si trova dietro l'albero! Fuoco! Non l'ho preso! Fuoco! Non l'ho preso! Fuoco! Non l'ho preso! Fuoco! Il nemico c'è entrato in pieno! Sono quasi tutti morti, mi dicono! Spammiamo un po' di frecce per sicurezza! Perché non si sa mai... Ragazzi, non vedo niente. Gli occhi di perla che sono occhi della Madonna. Non vedono niente. Quindi, ragazzi, mi sa che quel cumulo di lava si toglierà, forse. Lo dovremmo togliere noi. Però sta di fatto che, ragazzi, ci ha aiutati. Ci ha aiutati, ragazzi. Ci ha aiutati molto. Ci ha aiutati moltissimo il nostro cristallo che si trova là in alto. Wow! Ragazzi, avete sentito che botto? Avete sentito, ragazzi? Non è che il cristallo che sta ancora lottando? Non lo so, ragazzi, ma comunque Rush, rimani qui. Alan, tu rimani con Rush. Io raduno la squadra e andiamo a guardare un po', ragazzi, perché se il nostro... Wow! Ragazzi, ma sta lottando contro qualcosa! Io qua ci rimango. Ragazzi, su, su, coraggio. Ma dov'è la mia squadra 001? Ragazzi, non c'è più. Saranno morti, non lo so. Oddio. No, ragazzi, mi sto preoccupando. Mi sa che è arrivato il momento di scendere. Ma ragazzi, ci sono quei guardiani. Quelli fanno male, eh. Quelli fanno malissimo. Oh mio Dio. Ragazzi, mi sa che è arrivato il momento di scendere. Scendiamo dal lato per non rischiare troppo. Mi sto portando solamente due guardie appresso, ragazzi. Questa è una missione suicida. Oh no, ragazzi. Andiamo in una posizione sopraelevata in modo da adocchiare. Eccoli, ce ne sono ancora, ragazzi. Allora, come noi abbiamo capito, ragazzi, secondo me ci sono i loro chiamatori, i loro richiamatori. Quindi, ragazzi, dobbiamo andare a distruggerli. Ok, andiamo. Non vedo nessuno. Nei paraggi, guardate, qui c'è la lava.
eccolo il richiamatore. Sta lì, come ben vedete ragazzi, il richiamatore non funziona. Wow! Che botto! Che botto! Questo era fortissimo. Oh, 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 c'era un cane qua. Che perfetto. Ce ne sono altri lì. Oh mio Dio. Oh, ragazzi! What? What? Ok ragazzi, dobbiamo distruggere i richiamatori. Sono indistruttibili. Ragazzi, non li riesco a distruggere. No ragazzi, mi sta morendo la guardia. Ragazzi, non riesco a distruggere i richiamatori. Ma di cosa stiamo parlando? Ok, sono riuscito. Ragazzi, attenzione. Ok, perfetto. Ragazzi, guardate, ci sono ancora quei simboli strani. Wow, distruggiamo questo alle spalle. Perfetto. Oh, mi sta saltando addosso. Voleva saltare. Oh, ce n'è uno là. Aia, ragazzi, vai. Ok, perfetto. Non è servito il tuo aiuto. Hai visto? Ce n'è uno lì. Lo facciamo con l'arco, visto che ce l'abbiamo. Vai. Tac. Tac. Perfetto, mamma mia. Mi sono allenato un po' con l'arco, ragazzi, e devo essere sincero, ne è valsa la pena. Qui, ragazzi, beh, dico che non serve neanche entrare, perché c'è la lava. E quindi loro possono spawnare quando vogliono, però moriranno nella lava che ha spawnato il nostro cristallo. Però, ragazzi, come ben vedete, ci sono ancora questi cosi. Ci stanno perseguitando, ragazzi. Rivogliono la loro arma che gli abbiamo rubato. Ci stanno perseguitando e, quanto pare, questo qua è il loro stemma. Ragazzi, se li avete visti, andatevelo a vedere nello scorso episodio. Sono degli umani, ragazzi, sono degli umani. Guardate, si vede anche dal banner, che è una faccia umana. Ci sono questi umani, ragazzi, umani, che a quanto pare sono malefici, sono molto diversi, perché il loro colore della pelle è molto più scuro. Guardate. E ragazzi, ci stanno attaccando, ci stanno perseguitando da quando abbiamo preso la loro arma, ragazzi, il loro cristallo. Oddio, ragazzi. E ora, guardate, stanno qui. Il loro segno, ragazzi, a quanto pare sono queste teste. Però il loro segno, la loro cosa, è proprio questo banner. Oh mio Dio, ragazzi. Non so dove andremo a finire. Non so queste teste di chi siano. Se è di qualcuno, che cosa. Ma, ragazzi, sta di fatto che... Io distruggo. Oh mio Dio, ragazzi, guardate. Vediamo che cosa sono. Teste di drago? Le posso mettere addosso? Un attimo, ragazzi, ma curiosità, voglio vedere come sta Perla. Ma c'è una testa volante sopra di Perla. No, ragazzi, no. Togliamolo. Non è del nostro. Come? È buffo, ragazzi, è buffo. Ok. Però quando pare ci sono ancora dei cani qui, dei cani nemici. Sono morti. Ragazzi, sono morti. Ce n'è uno là ancora. Andiamo. Ok, perfetto. Ragazzi, devono morire tutti. Devono morire tutti. Come si permettono di venire qui a rubarci il nostro territorio? Ma comunque, ragazzi, mi sa che qua... E lo distruggiamo, perché, beh, ragazzi, noi dobbiamo farlo. L'unica cosa, ragazzi, che sono un po' preoccupato per... Quel guardiano, ragazzi, che avete visto là sopra, mi ha mandato un attacco. Però ora non lo vediamo più. Potrà essere sparito, potrà essere andato in ritirata. Può darsi, ragazzi, ma lo sapete una cosa? Io risalirei al castello, perché, ragazzi, qui non c'è più nessuno. Poi manderò, ragazzi, delle squadre per pattugliare. Oh! Dov'è? No, ragazzi, mi sta a pigliare infarti. Dentro? Forse non vuole farci risalire al castello. Oh no, ragazzi. Non vuole farci risalire. Guardie. Ragazzi, lo sapete una cosa? Io concludo con questo episodio. Ora, ragazzi, dovrò trovare un modo per risalire, perché a quanto pare c'è quello assediato là dentro. E quindi, ragazzi, mi sa che faremo il giro e saliremo da dietro, dove, diciamo, la via è più pericolosa, però allo stesso tempo, ragazzi, è più sicuro. Quindi io, ragazzi, vi saluto e niente, ciao a tutti, ragazzi.
Thank you.